Sì, puoi condividere schermi, puoi parlare a braccio, puoi utilizzare tutto quello che ti mette a disposizione Meet per fare e gestire al meglio la comunicazione nei tuoi 20 minuti. Io sono abbastanza tremendo su questa cosa, ma perché mi piace che sia tutto ben scandito, no? Anche perché poi c'è tutto il progetto che è in piedi per approfondire, no? Ok, quindi io dopo condividerò anche quelle che sono delle possibilità di manifestare l'interesse sui temi attraverso degli altri link con dei Google moduli, così le persone che vogliono approfondire poi mi chiedono effettivamente di approfondire le tematiche che sentiranno, ok? In modo che usiamo effettivamente il valore del progetto per riuscire a portare avanti un approfondimento anche, ecco. Allora, io vi ringrazio di essere venuti o di esservi collegati, di aver accettato l'invito a partecipare a questa riunione tramite Google Meet, che è una riunione finanziata dal Fondo Sociale Europeo, e il tema è proprio quello dello sviluppo soprattutto del territorio nell'ambito turistico, diciamo, e di valorizzazione del patrimonio turistico e culturale del nostro territorio attraverso l'uso dei dati, soprattutto open data, che vuol dire una migliore organizzazione anche pubblica, capace di dare valore a quello che fa nel contesto, quindi in modo organico, diciamo, no? Partiamo con la visione del video, perché devo farlo, e che Michele avrà già sentito mille volte, però buongiorno David, e partiamo da questo e dopo ci rivediamo con l'inizio delle attività, insomma, ecco. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Si è perso forse un po' di audio. Vediamo un po'. No. Si è perso un po' di audio, sì, avete sentito? Sì. Va bene, dai. No. Ottimo. Non si è sentito. Ah, non si è sentito per niente? Nulla? Nulla. Ah, bene. Ottimo. Allora, diciamo che ci lavorerò su per le prossime presentazioni, perché la condivisione del video, forse Francesco mi darà delle indicazioni, ma lo facciamo dopo. Allora, benvenuti a tutti, siamo in linea con i tempi,
E partiamo subito con questo evento. Vi ringrazio di essere venuti. Parliamo di Open Data per la promozione del territorio. Quindi sostanzialmente il format è più o meno quello degli altri giovedì. Abbiamo tre stanze dove incontreremo per ogni stanza due relatori. Un relatore che ci racconterà tutte quella che è la sua esperienza insieme a un intervento anche un po' più concreto, più pratico, però diciamo che è questa cosa abbastanza così dialogica, ecco. Quindi senza far perdere altro tempo, diciamo, in queste, dopo vi condividerò quelle che sono manifestazioni di interesse se volete approfondire. Quindi stiamo parlando di pillole e poi andremo a continuare il dialogo in fase progettuale, se volete approfondire con aspetti più tecnici e capire come aderire. Intanto abbiamo qualcun altro che riesce ad accedere. Mando il link. Intanto le persone che mi stanno chiedendo erano tutte registrate. E così. Quindi lascio subito la parola a Francesco, Piersoft. Piersoft per gli amici, buongiorno, proprio grazie al fatto di poter sfruttare queste piattaforme digitali abbiamo la possibilità di invitare dei grandi interlocutori e anche grandi amici con i quali condividiamo delle visioni. Belluno e il Veneto diciamo che non sono indietro rispetto a questi temi e grazie al cielo abbiamo la possibilità di dialogare in tutto il territorio nazionale grazie a queste connessioni a distanza e poter così avere l'occasione di far intervenire persone che stanno gestendo dei casi veramente, si potrebbe dire, di successo, però diciamo che sono più persone pragmatiche che guardano i fatti e poi dopo i risultati sono sempre un esito del fare bene e fare in un certo modo le cose. Quindi con molto orgoglio vi presento Piersoft che ci racconterà un po' dell'esperienza che sta facendo e ha fatto rispetto al tema degli open data, quindi casi concreti di applicazione di una visione di sviluppo degli open data. Ciao Piersoft, non lo so mai come chiamarti. Piersoft va bene, sono affezionato, vai tranquillo. Vai. Allora, buongiorno, grazie dell'invito, sono molto contento. Alla fine queste piattaforme uniscono l'Italia molto di più di quella che può apparire sul mainstream e il turismo è uno degli argomenti trasversali come i dati. Prima i dati, alcuni di voi possono anche sorridere perché ne parliamo da anni, è un appannaggio solo di argomenti di nicchia o di persone che insomma se ne occupavano soltanto dal punto di vista tecnologico, adesso finalmente si è capito che riguardano qualsiasi aspetto del sapere, del business e dello sviluppo sociale. Non c'è innovazione tecnologica se non comporta un'innovazione sociale, altrimenti è soltanto una cosa di parte. Vi racconterò brevemente un paio di esperienze che abbiamo fatto su Matera, perché Matera l'anno scorso, nel 2019, è stata la capitale europea della cultura ha trasformato il proprio tessuto economico, sociale, turistico, di accoglienza, passando da, vi do alcuni numeri a proposito di dati, passando da 184.000 presenze del 2013 a circa 1,5 milioni di presenze nel 2019. Ed è stato un trend in continua crescita, non è avvenuta soltanto nel 2019. Già nel 2018 c'erano 700.000 turisti presenze in generale. Immaginate cosa vuol dire per una cittadina di 67.000, 70.000 abitanti scarsi ricevere 1,5 milioni di visitatori. Ricordo che Matera è l'unico capoluogo di provincia in Italia che non ha le ferrovie, quindi non è raggiungibile se non in macchina. La Puglia sarà molto brava, essendo di confine, a fare immediatamente strade a quattro corsie, sta potenziando l'accoglienza turistica pugliese per poter poi portare a Matera le persone. Matera ha avuto un po' un exploit da quando è diventata sia patrimonio UNESCO, è stata la prima città del meridione a diventare patrimonio dell'umanità, e sia appunto nel 2019
è diventata capitale europea della cultura, ma è stata nominata e proclamata nel 2014. Funziona così il percorso delle capitali europee della cultura: si proclamano 5 anni prima, in modo tale che sia il tempo di prepararle. Questo tempo di preparazione, al solito, ha avuto alti e bassi. Oggi faccio vedere le cose positive, diciamo, sappiate che ci sono anche cose molto negative, poi in piazza bilancia il tempo dirà cosa è stato meglio. Inizio subito nel dire che abbiamo fatto degli incontri partecipati, a volte molto accesi, a volte in maniera più civile. Alla fine abbiamo chiamato le professioniste della partecipazione, cioè coloro che sono capaci a disinnescare le problematiche e far convogliare tutti verso degli obiettivi comuni, a proposito di obiettivi comuni. E quindi che cosa abbiamo fatto? Prima di iniziare a pubblicare dati o a cercare di capire cosa fare, abbiamo prima cercato di capire quali fossero i bisogni dei portatori di interesse. E quando dico portatori di interesse, abbiamo fatto dei mini stati generali. Dico mini perché, ripeto, la cittadina è piccolina. Quindi abbiamo chiamato tutte le associazioni di categoria, da quelle culturali a quelle datoriali a quelle delle attività commerciali, produttive, eccetera, le scuole, rappresentanti delle scuole, e abbiamo chiamato i funzionari della pubblica amministrazione. Abbiamo fatto un incontro che è durato un paio di giorni e lo abbiamo in qualche maniera incasellato in quelle che sono le 13 tematiche degli Open Data. Voi sapete che se andate sul portale italiano dei dati aperti, dati.gov.it, o sul portale europeo dei dati aperti, europeandataportal.eu, vedete che ci sono 13 macro categorie, un termine tecnico è per i vocabolari di KPT, ma lasciamo stare, sono delle macro categorie che vanno dalla cultura, turismo, all'agricoltura, alla scienza e tecnologia, alla gestione del territorio, eccetera. Quindi in questi incontri partecipati noi abbiamo fatto proprio questo, abbiamo cercato di unire la domanda e l'offerta. Adesso, immaginatevi, non è che dall'altra parte c'era l'esperto che diceva ho bisogno di avere georiferiti i numeri civici della mia città, no, dicevano vorremmo sapere se le attività ricettive sono proporzionate rispetto ad altre città, se il numero, la crescita delle strutture ricettive è corretto, se il giusto dimensionamento tra il sito, Michele, è europeandataportal, tutto attaccato, .eu. Allora, che abbiamo fatto? Se mi permetto di condividere velocemente il mio schermo, abbiamo iniziato a censire, appunto, credo che lo stiate vedendo tutti, sul portale Open Data del Comune di Matera, dati.comune.matera.it, abbiamo iniziato a mostrare i dati con delle visualizzazioni grafiche. Queste visualizzazioni, la prima, la seconda, tutte quelle che voi vedete qui, sono collegate automaticamente con i dati presenti nel portale Open Data. Questo perché? Perché oltre che per gli addetti ai lavori che possono scaricare quei dati e quindi avere una capacità di analizzare nel dettaglio le singole banche dati, abbiamo voluto dare una rappresentazione per permettere al cittadino qualsiasi di controllare appunto degli avanzamenti rispetto agli argomenti chiave. In particolare oggi, diciamo attinenti alla nostra chiacchierata, sono questi della prima pagina, che sono le strutture ricettive, il totale pubblici esercizi, ristoranti, pizzerie, eccetera. In verità ci sono anche i posti in superficie delle macchine. E vorrei farvi vedere uno zoom su questa. Attualmente in Italia è l'unica amministrazione che fornisce ogni mattina tutte le strutture ricettive aggiornate, divise per categoria, affitta camera, albergo, case vacanze e altro, il totale delle strutture ricettive, il totale dei posti letto in accoglienza relativamente ai B&B e il totale del centro storico. Non vi spiego tecnicamente come si fa, ma sappiate che è una gestione semi-automatica, cioè c'è comunque una persona, un funzionario pubblico, Dio salvi i funzionari pubblici, perché si trovano parecchie persone molto in gamba, che aggiorna un proprio database ogni mattina, perché lui è, come tutti i SUAP d'Italia, cioè gli sportelli unici di attività produttive, è questo ufficio che riceve le pratiche, le istanze di apertura di nuove strutture ricettive. Come vi dicevo, nel 2013 c'erano 185.000 presenze, nel 2013 c'erano 300 strutture ricettive. Oggi, nel 2019, c'è stato il picco di 1050, adesso siamo a 950 strutture ricettive. Vedete che questo ha un impatto molto forte sulla trasformazione della città, perché è il centro storico,
è diventato, ha cambiato la sua fisionomia, non è più un luogo di socializzazione come i classici quartieri, ma è un luogo dove si dorme sostanzialmente, cioè è un luogo che è diventato un luogo di accoglienza del turista, quindi ha bisogno di altri servizi e di altre esigenze. Vi dico questo perché si è dovuto ripensare la mobilità cittadina, si è dovuta ripensare la raccolta differenziata, si sono dovuti ripensare tantissime attività che normalmente per un comune non cambiano dall'oggi al domani. Questo caso specifico è stato molto forte, ripeto, perché Matera in maniera molto veloce ha dovuto rincorrere queste cose. E che cosa abbiamo fatto poi? Abbiamo georiferito tutte le strutture ricettive. Sono nate alcune app, alcuni sviluppatori hanno preso in automatico, vedete, a seconda delle attività che interessavano, la licenza, Open Data Base ODBL, cioè una licenza anche pronta per essere riversata come contenuto nei grandi contenitori geografici come OpenStreetMap, e poi abbiamo fatto anche una mappa georiferita, perché nell'assegnazione giornaliera voi avete, qui c'è un errore, evidentemente hanno cambiato le colonne, avete tutti appunto gli abiturismi, gli alberghi, eccetera, tutti quanti georiferiti e pronti per essere riusati, perché poi la chiave di volta è il riuso, cioè la chiave di volta è dare delle informazioni che siano quanto più possibile pronte per poter essere usate dai professionisti, per chi sviluppa app, per chi sviluppa analisi di mercato, per chi deve sviluppare dei flussi turistici in ingresso, per chi vuole gestire per esempio i flussi di congressuali o comunque flussi di persone che non riguardano soltanto il turista familiare, ma riguarda anche un turista magari appunto congressuale, e nei B&B dove i posti di letto sono massimo 6 o 7, avere a disposizione i B&B georiferiti, io posso occupare in ottica di albergo diffuso più B&B se devo, come tour operator, far venire 40 persone a Matera. E poi abbiamo gestito la parte degli eventi, cioè proprio la parte di Matera 2019 in senso stretto. Già nel 2015 avevamo sviluppato una piattaforma che si chiamava Matera Events, è stata potenziata, migliorata, sono stati chiamati dei professionisti della grafica. Questa è stata la piattaforma ufficiale che ha gestito tutti gli eventi della città, o meglio, della regione, perché era Matera Basilicata 2019, quindi non soltanto Matera 2019, e qui abbiamo diviso gli eventi in speciali weekend, eventi della settimana, eventi di oggi. La novità di queste piattaforme, qual è stata? Adesso non è più una novità, perché in molti ci hanno passato il termine scopiazzato. Nel 2014 avevamo deciso di creare una piattaforma dove l'inserimento degli eventi non fosse a capo di una redazione, ma fosse a capo della collettività, cioè chiunque può inserire un evento. Qui abbiamo fatto una via di mezzo, abbiamo autorizzato i singoli soggetti a inserire, però venivano registrati, catalogati, autorizzati, cioè devono essere persone attendibili, tipo questo è il capolavoro di rilievo che dura praticamente fino a novembre, è una mostra, e chi l'ha organizzato, in questo caso un'istituzione, e quindi è stato censito l'istituzione Museo Archeologico Nazionale Massimo Vallotini, eccetera. Però qui dentro nel 2020 e nel 2019 avete avuto circa 1600 eventi, cioè circa 4-5 eventi fissi al giorno, dislocati da tutta la Basilicata, inseriti da vari organizzatori, cioè da singole associazioni culturali o operatori del settore. Sono tutti archiviati in ordine alfabetico, anche per creare una community tra di loro. Cioè l'associazione sportiva dilettantistica X magari ha bisogno di chi gli organizza il service o ha bisogno di chi fa la promozione turistica, e qui dentro alla fine diventava una specie di grande contenitore che promuovesse l'uno e l'altro. Ovviamente anche questi eventi vengono tutti rilasciati in licenza aperta e in formato aperto, e quindi voi avete in tutti i formati tradizionali degli open data, CSV, JSON, XML, addirittura anche HTML, anche se borderline, tutti i dati, e l'idea era anche quello di acchiappare le regioni limitrofe, cioè la Basilicata di per sé è piccolina, ha 576.000 abitanti, è estesa dal punto di vista geografico, però dal punto di vista della densità di popolazione è molto bassa, quindi si era pensato di estendere anche in parte alla Campania e alla Puglia, che comunque insieme fanno 10 milioni di abitanti, cioè quanto la Lombardia, insomma.
e quindi poter prendere una cinta di eventi, di associazioni culturali anche limitrofe. Questa era l'idea progettuale. Poi alcune cose sono andate, alcune cose non sono andate, come vi dicevo, però è rimasto tutto in piedi, è stato rifinanziato anche per quest'anno. Personalmente sono abbastanza soddisfatto che sia il Comune di Matera che in questo caso la Fondazione Matera Events continuino su queste cose, quindi non è stato un evento spot, ma continuano ogni giorno a pubblicare quello che serve. Quello che manca forse è un po' lo sviluppo della comunità, perché moltissimi operatori del settore manco sapevano che esistevano questi dati a loro disposizione per fare programmazione strategica, per fare gestione, per fare controllo, eccetera. Quindi bisognava lavorare un po' di più sul coinvolgimento del capacity building, si dice tecnicamente, cioè sul coinvolgimento dei portatori di interesse che fossero a sua volta di alto profilo dall'altra parte, per chiedere sempre più dati alla pubblica amministrazione o in generale ai soggetti preposti a promuovere il turismo in questo caso. Piccola nota, e mi avvio alla conclusione, questi dati non sono serviti soltanto, magari parliamo anche in maniera più approfondita la prossima volta, non sono soltanto serviti al cittadino e ai singoli portatori di interessi, ma sono serviti anche all'interno dell'amministrazione, perché l'ufficio tributi ha potuto controllare se le tasse di soggiorno pagate in queste strutture ricettive corrispondessero al previsto. Per farla breve, 1000 strutture ricettive, ho il nome e cognome di chi mi paga la tassa di soggiorno, mi incassa la tassa di soggiorno e me la versa nelle casse comunali. Le casse comunali hanno un IBAN, come tutte le città che hanno la tassa di soggiorno, un IBAN a cui versare questa tassa di soggiorno, che la versa il turista ovviamente presso la struttura ricettiva. Abbiamo potuto vedere quante sono le strutture ricettive che non hanno versato mai la tassa di soggiorno e le abbiamo, diciamo, stanate. E con le buone e con le cattive, e abbiamo visto che c'era un ammanco di circa 2 milioni di euro l'anno che mancavano come incasso, e questo è stato possibile perché abbiamo messo a posto appunto le banche dati e le abbiamo pubblicate online, non in data. Quindi un ufficio ha potuto vedere una banca dati dell'altro ufficio, paradossalmente pur essendo a 50 metri di differenza l'uno dall'altro, in tre piani virtuali di un palazzo, e l'hanno potuto vedere anche i cittadini, e quindi il comune ha fatto anche vedere quanto fosse efficiente nel mettere a posto le casse comunali. Ecco qui. Ne approfitto e tolgo la presentazione. Se avete domande. Quale? No, Michele? Direi che è perfetta, sia la tua puntualità nel tempismo, sia l'intervento che si è fatto, anche perché bisogna dire che noi non siamo come territorio diciamo fuori dalla logica internazionale, perché a breve avremo i mondiali di sci e avremo le olimpiadi invernali, no? Quindi su questi temi qua o cerchiamo di metterci in moto su queste cose in modo da arrivare pronti per dare dei servizi concreti a chi verrà a visitarci. In Matera non aveva neanche la ferrovia, noi almeno il capoluogo di provincia ci si arriva con molte ore di treno, però in qualche maniera ci si può arrivare. Esatto, Susi, siamo abbastanza in ritardo, ma col digitale ci possiamo sempre orientare nel cercare, perché le tecnologie ci sono già. La tecnologia ha risposto presente quando ne avevamo avuto bisogno, adesso in epoca Covid, con anche la didattica a distanza. Certo, mancavano le competenze per poterla gestire meglio, ma la tecnologia c'era e c'è. Ok, quindi dobbiamo fare un salto noi di presa di responsabilità, presa di consapevolezza, per decidere insieme, facendo squadra insieme, chiedete, perché le persone capaci ci sono e sono disponibili. C'è Piersoft, Ilaria, Michele D'Arold, Verdolini, ma anche i vostri colleghi del CED, eccetera, ci siamo. Spesso si dice che chi chiede è debole, in realtà chi chiede è forte, perché può pensare di crescere e ha una visione di dove vuol crescere. Noi dobbiamo assolutamente crescere, perché le sfide internazionali le abbiamo dopo domani e sono due sfide molto molto importanti. Ecco. Su questo tema
e così introduco Michele. Michele D'Arold è un socio della Larin Group, una piccola, quando l'abbiamo addirittura io ho avuto l'onore di, insieme a Marco Darin, di pensarla e dopodiché ho dato una mano e abbiamo sviluppato questa cosa che ha continuato con le sue gambe. Allora io presento Michele, ti chiedo anche di dire quattro cose sulla storia della Larin, no? Sì, allora, però mi sentite, vero? Sì, adesso posso? Sì, perfettamente. Sì. Allora, Michele, non puoi mettermi a parlare dopo Francesco, al quale faccio veramente i complimenti per la chiarezza. E dico chiaramente una cosa, molte volte quando si va a parlare di Big Data, ho questa cosa che ho commutuato da una frase inglese, che si parla di Big Data, che dicono che è come il sesso tra gli adolescenti, no? Molti ne parlano e tutti dicono di farlo, ma nessuno sa effettivamente come fa. E quello che ha spiegato Francesco è stato, uno, chiaro, ma veramente molto molto chiaro, quindi complimenti per nella spiegazione di, veramente di tutto, sia nel volume dei dati, quindi ha messo in evidenza sia il volume dei dati necessari, sia nell'analisi fatta, ma soprattutto una cosa del tempo reale, che diventa fondamentale, ok? Perché è come per un'azienda non avere il bilancio sotto mano, ok? Quando tu domandi alla commercialista il bilancio e te lo dà a distanza di 6 mesi con i dati vecchi, vai a far danni. Quindi giustamente, come dicevi te adesso, a livello tecnologico le cose ci sono, bisogna mettersi a parlarne, perché bisogna mettere a terra, quello è. Quindi complimenti Francesco, perché veramente anche col tempo a disposizione e la chiarezza e l'immediatezza dei dati, volevo farti veramente i complimenti. Ecco, no, veramente, perché veramente quando si va a parlare di certe cose molte volte non, l'esempio che ho detto del sesso tra adolescenti lo porto, e quindi è così, quindi veramente complimenti. Step successivo, chi siamo innanzitutto? Larin, come diceva Michele, è un gruppo, ad oggi è un gruppo di più aziende che si occupa di marketing e tecnologia, quindi ha lo scopo di aiutare le aziende a competere in questo mondo in rapida evoluzione. L'ho detto, lo facciamo tramite il marketing e la tecnologia, perché anche a livello di aziende separate, perché questo ci aiuta a portare avanti un po' il nostro pensiero, quindi matchare, come ha presentato anche Francesco, una parte legata a una componente legata ai numeri, una componente tecnologica, e riuscire potenzialmente a far marketing su queste cose. Perché? Perché a livello di turismo ci sono delle sfide, secondo me, anche in quest'ottica qua di mondiali e di olimpiadi, legate a, uno, l'attrarre le persone giuste, il capire a un certo punto se quello che stiamo offrendo è l'esperienza corretta, riuscire a aggiungere servizi ulteriori, tradotto, riuscire a monetizzare ulteriormente di più quello che noi stiamo facendo. Parallelamente, riuscire anche ad attrarre investitori, perché c'è un'opportunità più unica che rara in questo periodo storico di riuscire a portare determinate persone a investire nel nostro territorio. Sempre con i dati, e quindi tra le varie sfide che abbiamo, c'è quella di prevedere i trend del futuro. Ci sono delle realtà apposite. Ieri dialogavo con Scopia, una realtà di Trento, tra le altre cose, che ti aiuta anche a identificare questi scenari di futuro nella costruzione, e, cosa ancora più importante, a definire anche network tra sistemi differenti. Che cosa intendo con questo? Che grazie ai dati, ok, grazie a determinati approcci, grazie a determinate cose che si possono andare a fare, noi possiamo andare a creare dei network tra, dopo io entrerò nello specifico, tra i musei, tra i ristoranti e tutto ciò che ci torna, alberghi e tutto quello del quale parlava anche giustamente Francesco prima. E si vanno a creare dei network anche inconsapevolmente tra realtà. C'è un bellissimo studio dell'Università di Venezia in merito, che hanno fatto, in una cittadina, in una piccola cittadina del nord Europa, nel quale sono andati a incrociare i dati dei turisti che andavano e hanno creato un percorso, un network tra 7 birrerie. Perché? Perché analizzando, tracciando i dati, le celle, ok? Quindi a livello di numeri telefonici, effettivamente in questo caso, quindi GDPR compliant, tutto quello che serve, sono andati a creare veramente questo network di birrerie, banalmente,
e hanno creato una sorta di percorso. Quindi il turista che arriva in questa piccola cittadina sperduta del nord Europa si fa questo percorso di birrerie che sono riusciti a crearlo grazie ai dati. E è, secondo me, una cosa che è veramente una cosa, cioè potenzialmente fantastica. Cosa significa questo? Che non va non solo a vendere e promuovere cose in più, ma soprattutto si va ad attuare dei piani di gestione dello stesso turista, potenzialmente, perché da lì si può portarlo, si può arrivare a costruire un'esperienza migliore e fargli, come ho detto, aumentare la capacità di spesa, comunque riuscire ad andare a dialogare da questo punto di vista. Cioè, il grande potenziale dei dati, e in questo periodo storico qua adesso a me mi dà anche un po' fastidio, perché abbiamo parlato di dati praticamente con l'esplosione del Covid, ogni giorno ci mostravano dei dati, ci mostravano dei numeri, ok? Analizzavamo ogni giorno i numeri, tracciavamo qualsiasi cosa e dopo ci facevamo, tra virgolette, dei problemi a condividere l'unica cosa potenzialmente sensata o meno di Immuni, e avevamo problemi a condividere quei tipi di dati. Cioè, è questo il paradosso della società attuale. Cioè, quello che bisogna fare ad oggi, c'è molta prevenzione su certe cose, perché non... il nostro stesso vicino di casa, diciamo così, non, il vicino di casa, quindi non tocchiamo nemmeno i parenti o simili, giusto per, ma non conosce determinate dinamiche. Quindi quello che bisogna fare, come ho detto, ci si pone davanti tante cose nella condivisione dei dati a questi livelli qua, a livello di turismo, a livello di... ma potenzialmente abbiamo già dei problemi adesso solamente nella stessa condivisione di una semplice soluzione app, di una semplice app che non ti traccia nemmeno, ma ci dà veramente dei problemi. Quindi prima riusciamo a tirar via dalla testa delle persone questi non so nemmeno come definirli, questi bug o simili, prima riusciamo a farlo, prima riusciamo anche a fare il passo successivo, ok? Per entrare un po' nello specifico, quello che noi abbiamo fatto, vi porto due case history, perché allora la prima è in realtà si è fermata a un certo punto, la seconda in realtà è ancora in atto. La prima è quella che abbiamo fatto a Cortina. Ciò che abbiamo fatto è stato sviluppare un modello predittivo che, basandosi sui big data, quindi l'osservazione che faceva ad esempio prima Francesco, sui numeri che faceva Francesco, noi abbiamo provato a prevedere, senza provato, abbiamo si siamo messi là e grazie a questo modello predittivo potevamo prevedere i flussi turistici internazionali, ok, nel prossimo futuro a Cortina, in base ai giorni dell'anno e del mese, ok? Quindi siamo andati a incrociare determinati dai turisti stranieri, da dove arrivavano, come arrivavano, ok? Quindi con macchina, treno, piuttosto che con l'aereo, fasce orarie e picche stagionali, la permanenza, le aree di destinazione, quindi una sorta di mappa di concentrazione del traffico, ecco, definiamola così, e questo in funzione del meteo ci consentiva anche di ipotizzare e di aiutare effettivamente le strutture turistiche a capire quanto potevano essere piene in un determinato momento. Che cosa ci può aiutare a fare questo? Ci aiuta anche a organizzarci meglio. È un po' come banalmente il ristorante che fianco della fiera di che mi è successo a fianco della fiera di Rimini, ok, non sa nemmeno che viene organizzato un evento così importante. Quella volta là c'erano 2000 persone, adesso mi ricordo, e si è trovato impreparato. Analizzare i dati prima, creare un modello predittivo ci consente anche non solo in tempo reale di riuscire a fare certe cose, come giustamente ha detto Francesco, ma allo stesso tempo anticipare determinate cose, ok? Riuscire a provare a vedere quello che potrebbe essere il futuro. Dall'altra parte, sicuramente l'obiezione che mi viene fatta o che può venire fatta in questo momento qua è: ok, però c'è il coronavirus, ok? La cosa che è venuta fuori è stato questo. E ci sta come ragionamento, va bene. Il modello data-driven, che secondo me deve essere insegnato, secondo me nel quale bisogna portarlo all'interno, sia degli enti,
degli attori protagonisti, ma anche a livello di scuole, perché poi diventa anche quello a livello di università soprattutto, deve essere concepito su quello del prevedere certe cose e non farsi trovare impreparati, perché io so bene che era, chiamiamolo così, impossibile prevedere tutto quello che è successo. Lascia stare teorie complottiste su Bill Gates che è arrivato a fare o quello che è, però avere delle idee da un certo punto di vista e provare a avere anche un piano di emergenza può tornare utile. E da questo punto di vista qua ti parlo a livello museale, perché è dove sto lavorando molto. Chi è riuscito a reagire meglio sono stati i piccoli musei. Chi è riuscito a risolvere prima determinati problemi sono stati i piccoli musei, ok? Perché? Perché avevano determinati controlli che potenzialmente sono riusciti a dare anche un certo servizio migliore rispetto ai grandi. E ti ho detto, non faccio polemica verso l'alto della mancanza, secondo me, completa di appoggio che c'è stato di coordinamento. Lo dico molto, 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 molto chiaramente. Oltre a questo, tutti questi dati che sono stati utilizzati si potevano addirittura andare a incrociare in un secondo momento, ma ovviamente si siamo fermati perché questo era un vecchio lavoro, potenzialmente anche con dati terzi esterni per andare a incrociare determinate cose. Quindi ovviamente tutti i dati che ci danno i vari social, TripAdvisor, Google, Facebook e Instagram, quindi le maggiori attrazioni visitate, recensite, e le capacità di spesa degli stessi. Cioè avere tutti questi dati ci consente poi di fare un ulteriore step, di riuscire veramente a capire e ad unire veramente tutti i puntini. Non per niente il motto di Larin gruppo è Connect the Dots, non per niente, ok? Quindi l'importanza dei dati, ciò che diceva, ripeto giustamente Francesco, l'importanza di condivisione in dato reale ci consente di veramente unire i puntini successivamente su tante altre cose. Un'altra che esiste e che ho detto vi porto e che secondo me merita un'attenzione per la direzione, secondo me, che abbiamo provato a farle prendere, è quella dei musei della rete bellunese, ok? Il progetto Sensi è nato nel 2014, da lì è stato finanziato poi nel 2015 e consisteva in era un progetto pilota della provincia per dotare i musei di tecnologie innovative volte ad ampliare l'accessibilità al pubblico, okay? In particolare ai disabili sensoriali. La cosa interessante di questa cosa è che questa rete potenzialmente questa rete qua e la condivisione dei dati stessa e l'aiutarsi a crescere, ecco, non andava a bloccare la crescita degli altri musei. La cosa interessante è questa, cioè il museo più grande non va a tarpare le ali al museo più piccolo, al contrario, è il museo più piccolo che guadagna potenzialmente più cose nel dialogare con gli altri enti. Allo stesso modo immaginiamoci gli stessi alberghi con le stesse ristoranti piuttosto che le stesse realtà, in un'ottica di scalabilità verso l'alto, quanto possono guadagnare dalla condivisione di dati, dallo sfruttamento dei dati come abbiamo visto prima. Ok, per concludere, così dopo eventualmente se ci sono domande specifiche possiamo entrare nell'argomento. Lo step successivo che noi adesso stiamo facendo, che andremo adesso a dialogare con i musei, è quello che quello che abbiamo fatto è stato creare adesso un summit per i musei, ok, nel quale andremo a dialogare su varie tematiche in generale. Vi porto la case history specifica perché a parte che parleranno il 4, 5, 6 luglio, parleranno vari esperti di vari settori, però la cosa veramente interessante è che io in questo momento sto dialogando con ognuno di loro, è che tutto veramente si unisce, dalla parte tecnologica alla parte dei contenuti, alla parte di chi parla di big data, alla parte di chi parla di esperienze. Tutte queste cose vanno veramente ad unirsi tra di loro,
Ok? E quindi questo comporta che cosa? Lo scopo che deve essere, poi io lavoro tanto nel mondo culturale, quindi ho particolarmente a cuore questa cosa, è che tutto è in funzione dell'utente finale. Questo è il vero grande vantaggio, signori. Tutto ciò che viene fatto va a creare, va a migliorare l'esperienza dell'utente finale. E secondo me è questa la parte che, dalla quale dobbiamo partire, secondo me, nel ragionamento. Ecco, ho cercato di essere il più sintetico possibile, Miki, e spero di esserci riuscito. Sai, ti porto una pagina web. Assolutamente è... sì, vediamo. Assolutamente sì, 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 assolutamente sì, ci sei riuscito pienamente. Se interessa, Miki, lascio anche questo, così porto pre-iscrizione, c'è anche questa cosa, ve la potete andare a vedere, no, anche per ascoltare banalmente, perché stiamo parlando di noi tra i punti, e quindi è bello, secondo me, riuscire a unire i punti anche con determinate. No. Ok, perfetto, direi allora www.summitmuseoitaliano.it e il valore dei grandi musei nel portare pubblico ai piccoli musei e di valorizzare quelli che sono gli orari, le aperture, la fruibilità, l'accesso, la gestione degli accessi in questo momento, dare informazione dal basso in modo coordinato e aperto. Proprio chiedere alla pubblica amministrazione di quali dati abbiamo bisogno per che siamo noi a fare questa valorizzazione del territorio, perché pubblico e privato lavorino insieme per dare il massimo in un'ottica anche di sussidiarietà. Quindi io direi che così vi mando il link alla prossima stanza, perché con Maurizio Galluzzo abbiamo cominciato un piccolo percorso anche didattico, formativo, per vedere come valorizzare tutti gli open data nell'ottica sintetica, che è quella di migliorare trasparentemente la comunicazione in modo più trasparente e sintetico attraverso il tema delle infografiche. Ok, quindi vi invito tutti, visto che sono 9:40 precise, a seguirmi nell'altra stanza dove ci sta aspettando Maurizio Galluzzo. A tra pochissimo.